Da oggi a giovedì, quando verranno celebrate le esequie del Papa Emerito Benedetto XVI, Roma sarà una città blindata. Si attendono migliaia di fedeli, circa 60.000. A garantire l'ordine ci saranno almeno 1.000 tra carabinieri e poliziotti. Nel piano sicurezza varato dal prefetto della capitale Bruno Frattasi, al termine del Comitato Provinciale per la Sicurezza Pubblica che si è tenuto a Palazzo Valentini, è stato stabilito come regolare l'afflusso e il deflusso da Piazza San Pietro. Durante il funerale sarà interdetto lo spazio aereo sopra San Pietro. Ci saranno due vie di entrata ai due lati, quello sinistro e quello destro della Basilica, e un canale di uscita. Non mancheranno i presidi sanitari e 500 volontari della Protezione Civile saranno impiegati ogni giorno per dare informazioni e gestire code e attese. Presenti anche ambulanze e postazioni del 118. Abbiamo sviscerato tutti i problemi di sicurezza integrata, non solo quelli di ordine pubblico, ha dichiarato il prefetto Frattasi. Ci siamo soffermati anche sulla necessità di garantire l'incolumità delle persone che nelle prossime ore verranno a rendere omaggio al feretro. Il comitato tornerà a riunirsi domani, a due giorni dalla celebrazione del funerale, per fare un ulteriore check sulla situazione, anche alla luce della prima giornata di omaggio dei fedeli che comincia tra poco.